Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pater noster quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Dal Libro di Cielo, volume 12, 9 marzo 1919. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre amabile Gesù mi tira sempre nel suo volere, che è abisso interminabile, onde mi ha detto: figlia mia, vedi un po' come la mia umanità nuotava nel divin volere, la quale tu dovresti imitare. In questo momento mi è parso innanzi alla mente di vedere un sole, però non così piccolo come quello che splende sul nostro orizzonte, ma tanto grande da sorpassare tutta la superficie della terra. Anzi, non si vedeva dove giungevano i suoi confini. E di raggi che spandeva, facendo alla terra incantevole armonia, andavano all'insù, all'ingiù e penetravano ovunque. In questo centro del sole vedevo l'umanità di nostro Signore, del quale sole si nutriva e formava tutta la sua vita. Tutto dal sole riceveva
e tutto gli ridava e come pioggia benefica si spandeva su tutta l'umana famiglia. Che vista incantevole! Onde il mio dolce Gesù ha soggiunto: hai visto come ti voglio? Il sole che tu vedi è la mia volontà, in cui la mia umanità stava come nel suo proprio centro. Tutto dal mio volere riceveva. Nessun altro cibo entrò in me, neppur l'alimento di un pensiero, di una parola o respiro entrò in me che non fosse alimentato di cibo, che fosse alimentato di cibo estraneo alla mia volontà. Era quindi giusto che tutto dovevo ridare a lei. Così voglio te, nel centro del mio volere, da cui prenderai l'alimento di tutto. Guardati bene di prendere altro alimento. Scenderesti dalla tua nobiltà e ti degraderesti, come quelle regine che si abbassano a prendere alimenti vili e sporchi, indegni di loro. E come prendi devi subito ridarmi tutto, sicché non farai altro che prendere e darmi, così anche tu formerai un'incantevole armonia fra me e te. 12 marzo 1919. Continuando il mio povero stato, il mio dolce Gesù è venuto appena e tutta stringendomi al suo cuore santissimo mi ha detto: figlia mia, se la terra non fosse movibile e montuosa, ma fissa e tutta una pianura, godrebbe di più del beneficio del sole. Per tutta la terra sarebbe sempre pieno a giorno. Il calore è uguale in tutti i punti, quindi fruttificherebbe di più. Ma siccome è movibile e formata di alture e di profondità, non riceve uguale la luce ed il calore del sole. Ed ora resta un punto all'oscuro ed ora un altro. Altri punti poco ricevono la luce del sole. Molti terreni si rendono sterili perché i monti con la loro altezza impediscono che la luce e il calore del sole penetrino nelle loro profondità e quanti altri inconvenienti. Ora, figlia mia, ti dico che la terra è immagine di chi non vive nel mio volere. Gli atti umani la rendono movibile, le debolezze, le passioni, i difetti formano le montagne, i luoghi sprofondati dove si formano covili di vizi. Sicché la loro movibilità le cagiona oscurità, freddo, e se qualche poco di luce godono è ad intervalli, perché si fanno contro a questa luce i monti delle loro passioni. Quanta miseria per chi non vive nel mio volere! Invece per chi vive nella mia volontà, il mio volere la rende fissa e le spiana tutte le montagne delle passioni, in modo da renderla tutta una pianura. Il sole del mio volere la lardeggia come vuole e non c'è ripostiglio dove non splenda la sua luce. Che meraviglia se l'anima si farà più santa in un giorno che vive nel mio volere che 100 anni fuori della mia volontà. 14 marzo 2000, 1919. Mentre mi trovavo nel solito mio stato, mi sono trovata fuori di me stessa e vedevo un mio confessore defunto. Un pensiero mi è balenato nella mente: domanda, quella cosa che non hai detto al confessore, se sei obbligata a dirla e quindi a scriverla oppure no? Io ho domandato dicendogli da qualcosa qual era e lui mi ha detto: certo che sei obbligata. Poi ha soggiunto: tu una volta mi facesti un bel suffragio, se sapessi il bene che mi facesti, il refrigerio che provai, gli anni che scontai. Ed io: non ricordo, dimmi quale fu che te lo ripeto. E lui: ti immergesti nel volere divino e prendesti il suo potere, l'immensità del suo amore, il valore immenso delle pene del figlio di Dio e di tutte le qualità divine, venissi su di me e me le versasti. E come tu me le versavi, io ricevevo il bagno dell'amore che contiene il potere divino, il bagno della bellezza, il bagno del sangue di Gesù e di tutte le qualità divine. Chi ti può dire il bene che mi facesti? Erano tutti bagni che contenevano un potere di un'immensità divina. Ripetimelo, ripetimelo. Mentre ciò diceva, mi sono ritrovata in me stessa. Ora, per obbedire con mia somma confusione e ripugnanza, dico la cosa che avevo tralasciato di dire e di scrivere. Ricordo che un giorno il mio dolce Gesù, parlandomi del suo santissimo volere e delle pene che faceva soffrire alla divinità, alla sua santissima umanità, nella sua volontà, mi disse: figlia mia, siccome ti ho scelto per prima a far vita nel mio volere, voglio che anche tu prenda parte alle pene che riceveva la mia umanità dalla divinità nella mia volontà. Ogni qualvolta entrerai nel mio volere, troverai le pene che mi diede la mia divinità, non quelle che mi diedero le creature.
sebbene anche volute dalla volontà eterna, ma siccome meredietro le creature erano in modo finito. Ma ti vogliono il mio volere, dove troverai pene in modo infinito ed innumerevoli. Perciò avrai chiodi senza numero, molteplici corone di spine, morte ripetute, pene senza termine, tutte simili alle mie, in modo divino immenso, che si stenderanno in modo infinito a tutti, passati, presenti e futuri. Sarai la prima che non numerate volte come quelli che parteciparono alle piaghe della mia umanità, ma tante volte quante me ne fece soffrire la mia divinità insieme con me, sarai l'agnellina uccisa dalle mani del Padre mio, per risorgere ed essere uccisa di nuovo. Resterai crocifissa con me dalle mani eterne, per ricevere in te l'impronta delle pene eterne, immense e divine. Ci presenteremo insieme al trono dell'Eterno con scritto sulla nostra fronte a caratteri incancellabili: vogliamo morte per dare vita ai nostri fratelli, vogliamo pene per liberare loro dalle pene eterne. Non ne sei contenta? Ed io: Gesù, Gesù, mi sento troppo indegna e credo che fate grande sbaglio nel leggere me, poverella, perciò bada bene a ciò che fai. E Gesù, interrompendo il mio dire, ha soggiunto: perché temi? Sì, sì, ci ho badato per ben 32 anni di letto in cui ti ho tenuta. Ti ho esposto a molte prove ed anche alla morte. Ho calcolato tutto. E poi, se mi sbaglio, non sbaglio del tuo Gesù, che non può farti mai male, ma bene in mezzo. Ma sappi che avrò l'onore e la gloria della prima anima stigmatizzata nel mio volere. Bene. Abbiamo fonti numerose di meditazione in base a questi tre paragrafi che abbiamo appena letto. Occorre anzitutto, a mio avviso, ecco, partire fissando un attimo questa espressione di Gesù: la prima anima stigmatizzata nel suo volere. Sta dicendo che a lui è stato concesso quella grazia del tutto peculiare, per noi tanto misteriosa, credo che l'abbiamo vista in qualcuna delle meditazioni dei giorni scorsi, di soffrire le pene divine che Gesù ha sofferto, quelle che ormai dovrebbe essere chiaro negli scritti spiega bene, incessanti, ininterrotte, prodotte nella sua umanità dalla volontà suprema, per disposizione evidentemente del Padre, per libera offerta del Figlio. Chiodi senza numero, corone di spine senza numero, flagelli senza numero e assai più dolorosi, tutte queste cose, di quelli che avrebbe vissuto Gesù durante la passione. Penso che ricorderemo che Gesù spiega che durante la passione ha vissuto quelle altre pene anche esteriori, perché quelle erano motivate dall'odio e dall'ingiustizia. E questa è la divina volontà, che non conosce né odio né ingiustizia, non poteva dargliele. E infatti il regista della passione corporale di Gesù è stato il diavolo, evidentemente sotto permissione divina, ecco, ma non sotto, come dire, volontà intenzionale, perché la volontà intenzionale ha dato a Gesù appunto tutte quante queste pene divine, che non è data a noi di immaginarlo, ma a quanto dice Gesù, Luisa sapeva di cosa si trattasse, per esperienza personale. Ora, invito a notare anzitutto in questi Vangeli proprio il riferimento, in questi passi, scusate, ecco, il riferimento ai Vangeli. Ecco, Gesù dice che la terra montuosa è immagine di chi non vive nel mio volere, no? La terra con i monti e con i burroni scoscesi, ricordiamo, no, Evangelio, la predicazione di San Giovanni Battista: ogni monte sia abbassato, ogni valle sia colmata, no? E Gesù spiega che chi vive nella divina volontà vive in pianura a luce del sole H24, in pianura
a uno dei due poli, come se uno dei due poli, però, anziché avere 6 mesi, cioè, non risentendo dell'inclinazione della Terra, fosse a giorno perpetuo. Ecco. Così come quando Gesù spiega che lui non aveva nessun altro cibo, nessun altro alimento, mai e in nessun modo, se non la divina volontà. Ma il Vangelo di San Giovanni, Gesù dice: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, di compiere la sua opera, no? Quindi è molto bello ogni tanto, insomma, ecco, vedere il rimando continuo, neanche troppo sottinteso, che questi scritti rimandano, che operano nei confronti delle sacre pagine, che a testimonianza della loro perfetta conformità e piena conformità, evidentemente, a quanto pubblicamente e divinamente rivelato da Dio, soprattutto attraverso la Sacra Scrittura. Allora, ci sono una serie di immagini. La prima è quella del sole immenso in cui navigava l'umanità di Gesù, e appunto Gesù spiega: in me non entrava nient'altro che non fosse divino volere. Neppure un pensiero, una parola, un respiro entrò in me che fosse alimentato di cibo esterno alla mia volontà. Questo ovviamente, ecco, è lo stato, come dire, compiuto, consumato della vita nel divino volere. Abbiamo visto, ecco, nella meditazione dei giorni scorsi, che a questo ci si arriva gradualmente, ecco, non bisogna scoraggiarsi né eccessivamente disperarsi se non si vede ancora che ci si trova in questo stato. Occorre, come dice Gesù, ecco, espressione tipica degli scritti, che il nostro lavoro nel divino volere sia continuo, che il nostro lavoro nel divino volere sia continuo, costante. Questo certamente sì. Ecco. Quindi piano piano imparare a prendere tutto dal centro del volere divino, e quindi certamente noi dobbiamo anche vigilare sui nostri pensieri, fare in modo di riempire la nostra mente, per esempio, sempre di pensieri belli in senso soprannaturale, ecco. Non degradarci, non sporcarci, no? Quando cominciamo a pensare malamente, a dubitare di Dio, non so, a scoraggiarci, a pensare male del prossimo, ad essere pessimisti circa il futuro, ad avere pensieri distruttivi sul nostro passato, rancori, inimicizie, situazioni non riconciliate, errori non riparati, insomma, no? Ecco. Nella Divina Volontà occorre farsi attentissimi, soprattutto, cioè, è molto diffuso il pensiero da parte delle persone. Ho passato una settimana in solitudine, e quindi che mi devo confessare a fare? Non ho fatto niente, d'accordo. Questo capita, per esempio, spesso con qualche persona anziana, poverina, no? Ecco. Perché? Perché noi non ci pensiamo che le prime cose a cui fare attenzione sono i nostri pensieri. È questo uno stadio maturo della vita anche morale, no? Io ricordo mio vecchio padre spirituale, l'ho detto tante volte, che poco prima di morire divenne cardinale, era un ottimo canonista gesuita, mi diceva sempre: la coscienza delicata e raffinata si vede quando comincia a discernere i peccati di omissione e i peccati di pensiero. Cioè le cose che non abbiamo fatto e dovevamo o potevamo fare, o abbiamo fatto male. Qui ci sono dei campi di azione molto grandi, qui si esce in continuazione dalla Divina Volontà in queste materie, no? Oppure i pensieri, io li chiamo i pensieri balordi, quindi balordi, appunto, vili, sporchi, indegni di loro, quelli che ci degradano. E quindi dobbiamo fare assolutamente attenzione. Quindi la vita nella Divina Volontà comporta una progressiva presa di coscienza di stare alla presenza del Signore, cioè
Noi lo sappiamo più o meno, nel senso che se uno ci si mette a pensare un attimo e risponde a questa domanda, ma secondo te Dio i tuoi pensieri li vede? Tutti quanti risponderebbero di sì. Però conto è rispondere di sì, perché insomma questa è una cosa ovvia, cioè se Dio è onnisciente, figurati se non vede i miei pensieri, no? Però questo è, come dire, è un ragionamento vero, ma un ragionamento, insomma, non è entrato nel cuore, d'accordo? Perché se questo diventa parte di me, attenzione, diventa parte di me non come un incubo, d'accordo? Come una creazione di una sorta di Dio indagatore che sta a controllare i miei pensieri, si riscrive quando sono messi male, si arrabbia se io faccio un pensiero fatto malamente, mi punisce, mi castiga, tutte queste cose qui. Ecco, questo serve a vivere nell'angoscia, non serve a crescere, ma dentro un rapporto bello, un rapporto di sereno, di amore, se mi viene un pensiero balordo, dico, ah, madonnina mia, Gesù mio, levami questa cosa dalla testa, insomma, che questo non è certamente un pensiero degno di te, no? Per esempio, ecco, quando ci attossichiamo, insomma, noi dobbiamo renderci conto che tutte le incursioni che anche il diavolo fa tuttora, ma anche le nostre passioni fanno dentro la nostra anima, vengono dai pensieri. Noi non possiamo, cioè nella divina volontà queste cose qui si maturano. Un pensiero balordo è un pensiero balordo, fa male. E da quel pensiero balordo, se io non mi affretto a metterlo fuori della porta di casa, possono venire tante cose negative, perché dal pensiero parte la parola, poi parte l'azione o l'omissione. E non è detto che ne partano una, potrebbero partirne molteplici, cioè, d'accordo? Quindi vivere nel centro del divin volere. I pensieri belli, i pensieri buoni dobbiamo coltivare sempre, in ogni circostanza. Ecco. Poi, l'altra immagine. Abbiamo visto il sole grande e l'umanità di Gesù navigare all'interno, immagine di come diventare, di come dovrebbe diventare la nostra umanità, ecco, completamente immersa ininterrottamente nel divin volere. E poi Gesù fa un'immagine speculare, l'abbiamo introdotta. E la terra che si muove e che è montuosa. Ecco, l'instabilità, il movimento in questa, diciamo così, in questo campo metaforico, chiamiamolo così, è un fattore negativo, perché dal movimento della Terra noi sappiamo benissimo oggi che la notte non è che il Sole se n'è andato, ma è semplicemente che la Terra, girando su se stessa, essendo rotonda, il Sole stando in una parte ben precisa del sistema solare, se tu ti giri di spalle, stai all'ombra, non stai al sole, è finito il discorso, insomma, no? Tanto semplice, ecco. Ma il problema non è che il sole non c'è più, il movimento è bellissimo, questa immagine del sole che rappresenta il divino volere, che sta sempre lì fermo e buono, lui fa tutto quello che spetta a lui. Il problema è che la terra è mobile ed è montuosa e scoscesa, quindi anche quando siamo rivolti dalla parte giusta, questo lo si vede in alcune valli, specialmente nel nord Italia, se crepa di freddo pure d'estate. Perché? Perché la valle in mezzo ai monti è coperta dalle cime, d'accordo? Quindi il sole ci batte per poco tempo, perché poi appena va verso le ore della mattina e del pomeriggio, quindi l'asse, insomma, del sole si interseca con le cime fanno ombra, quindi non scende il calore del sole, quindi fa freddo. Ecco, lo stesso. E qui Gesù fa tutta quanta una spiegazione. Gli atti umani ci rendono mobili, movibili. Movibili significa instabili. Significa che un momento stiamo a mano, un momento ne facciamo una dritta, un momento dopo facciamo una storta. Le debolezze, le passioni, i difetti. Debolezze, passioni e difetti. Tutta questa roba nella divina volontà non c'è più. E questo è un altro segno, tante volte ce lo siamo detto, no? E
Quando si comincia a entrare in contatto col divino volere, non è che dall'oggi al domani non avverto più nessuna passione, non commetto più nessun difetto e non sono più debole o sono assolutamente stabile come un blocco granitico piantato per terra che non lo smuove nessuno. Non subito, però si avverte una maggiore fortezza, molto, cioè un senso di fortezza, di stabilità interiore grande assai. E le passioni si vede che ancora ci stanno, ma cominciano ad essere maggiormente o agevolmente addirittura dominati. I difetti sono riconosciuti e si lavora per correggerli. E si è anche, come dire, molto molto aperti quando si sta nella divina volontà ad accogliere le correzioni che direttamente ci manda il Signore con la vita, oppure attraverso i suoi amici, che o con le predicazioni pubbliche o con le confessioni, i colloqui privati, ci aiutano a correggerci, a crescere e a rettificare. Quindi Gesù conclude con questa espressione: l'anima si fa più santa in un giorno di volontà divina che in 100 anni di volontà umana. E questo certamente è verità sacrosantissima. Ecco, poi c'è questo bellissimo duplice racconto, diciamo così, dell'ultimo capitolo. Primo, la potenza che la potenza suffragante che gli atti nel divin volere esplicano nei confronti delle anime purganti. Già abbiamo pensato. Ma questo ti fa comprendere, no? Ti immergesti nel volere divino e prendesti il suo potere, l'immensità del suo amore e il valore immenso delle pene del figliolo di Dio di tutta la qualità divina, e venissi su di me e me le versasti. Operazioni completamente interiori queste qui, no? Ieri sera ho cominciato un nuovo ciclo di catechesi appunto sulla fusione nella divina volontà. Spiegavo: attenzione a una cosa. In questo mondo si compiono operazioni spirituali e interiori. Che ha fatto Luisa? Ha fatto, come dire, degli atti interni. Ha detto così, più o meno: divina volontà, io mi immergo in te, nel tuo amore, nella tua potenza, e le prendo queste cose, prendo il valore immenso delle pene del figlio di Dio, tutte le qualità divine che si trovano in te, e le verso sull'anima di questo sacerdote. Perché il potere divino, la bellezza infinita e la potenza purificatrice di tutto quanto il sangue di Gesù versato nella divina volontà purifichi quest'anima, abbellisca quest'anima e abbrevi il tempo della sua purgazione, eccetera. Punto. È un'operazione interiore questa qui. È un'operazione interiore però fatta in un certo modo, d'accordo? Perché non è semplicemente la preghiera dell'eterno riposo in suffragio dell'anima dei defunti, per carità, che è una cosa eccellente, buonissima, no? Ecco, siamo alla potenza per esempio di un sacerdote che celebra una messa di suffragio nella divina volontà. Quella è tanta roba sicuramente, insomma, no? Si è invocato la divina volontà sulla sua celebrazione della santa messa. Tu dici, ma così, dico, ma non ci vuole niente, questo è semplicemente un qualche cosa da crederci e da andarla a considerare e prenderla molto sul serio. Quindi anche qui, esame di coscienza nostro, no? Cioè non fare, Gesù tante volte lo dice, non fare un atto nella divina volontà è disperdere un potenziale infinito di bene, non andarlo a sfruttare, non perderlo, non metterlo in atto, ci vuole così poco, ci vuole, no? Cioè farla la divina volontà è molto più difficile che fare questi atti, no? Per i quali ci vuole soltanto un pochino di attenzione, evidentemente, però ci vuole anche molta fede, perché io starò attento a fare queste cose se sono fermamente convinto. Qui il fatto che Dio abbia permesso a quest'anima di questo confessore di andarglielo a dire a Luisa, e quindi a Luisa di scriverlo, è per darci, come dire, una svegliatina a noi e a suo tempo anche a lei. Quindi guarda, hai fatto questa cosa, renditi conto di quello che hai fatto, anzi falla ancora per favore. Quindi capiamo la potenza benefica degli atti compiuti nella divina volontà, no? Ecco, e poi Gesù chiude di nuovo richiamando un'altra volta queste pene
che riceveva la mia umanità dalla divinità nella mia volontà. Queste pene divine, terribili. Non quelle che gli diedero le creature, sebbene anche volute dalla volontà eterna, ma le pene che diedero le creature, ripeto, motivate dall'ingiustizia e dall'odio, ed ecco perché furono necessarie le creature cattive per infliggerle a Gesù, perché non poteva farlo direttamente la divina volontà, in maniera intenzionale, ma però quello che faceva era le pene infinite, innumerevoli, chiodi senza numero, molteplici corone di spine, morti ripetute. Questo Gesù lo racconta, pene senza termine. Cioè, tu morirai per risorgere immediatamente e morire di nuovo in continuazione. E queste pene divine immense, termini tipici della divina volontà, no? Eterno, infinito, divino, immenso, si estenderanno in modo infinito a tutti i passati, presenti e futuri. E qui dice Gesù, ci sono stati gli stigmatizzati, certo, ma gli stigmatizzati, noi sappiamo che i fenomeni delle stigmatizzazioni, sono quelli autentici ovviamente, e salvo l'eccezione insomma unica, credo, di Padre Pio, che ce le ha portate per 50 anni di seguito, però generalmente sono fenomeni che avvengono, che ne so, uno il venerdì, dal giovedì sera fino alle 3 del venerdì pomeriggio. Cioè, tutte queste cose sono note in letteratura spirituale, ascetico, mistica, insomma, nella Chiesa Cattolica, no? Però anche sono delle cose atroci, evidentemente, ma sono delle cose limitate, perché l'anima vittima sa benissimo che dalle 7 del pomeriggio del giovedì fino alle 3 del venerdì vivrà una via crucis dolorosissima e poi però finita. Quindi è sia limitata per quanto immensa nelle sofferenze che arreca, e poi limitata nel tempo. Qui no, però, qui no. Tante volte quante me ne fece soffrire la mia divinità, sarei l'agnellina uccisa dalle mani del Padre mio per risorgere ed essere uccisa di nuovo, crocifissa dalle mani eterne. E tutto questo perché? Vogliamo morte per dare vita ai nostri fratelli, vogliamo pene per liberare loro dalle pene eterne. Non ne sei contenta? E Gesù chiude appunto definendola, chiudiamo da dove siamo partiti, la prima anima stigmatizzata nel mio volere. Allora, comprendiamo anche come tutto quello che si compie nella divina volontà, oltre che essere la santità delle santità, il portento dei portenti, oltre che essere un regalo immenso che noi facciamo anzitutto a noi stessi, beneficando di queste cose, però è un regalo immensissimo che noi facciamo all'umanità intera, presente, passata e futura. E cosa più utile, più grande, più santa per il prossimo, quindi altro che adempiere il comandamento del prossimo, questo è per, non si potrebbe fare. Ecco, anche qui dobbiamo veramente pensare, dico, ecco, ma meglio questo oppure è meglio andare missionario ad aiutare i poveri? Attenzione, che andare missionario ad aiutare i poveri è cosa comunque buonissima, santificantissima, è molto difficile, comporta molte sofferenze, grande abnegazione, eccetera, no? E certamente ricompensata dal Signore. Ecco, però più grande ancora di quest'opera, più grande è portare questi benefici, perché l'anima è più grande del corpo, la salvezza eterna è più del sollievo alle miserie, alle sofferenze temporanee, che pur dobbiamo dare, attenzione, ai nostri fratelli e sorelle che si trovano in difficoltà e in ristrettezze. Ecco, per fare questo non serve andare in missione, non serve fare chissà cosa, ecco. Serve rimanere nella divina volontà. Ah, certo, poi se qualcuno, nostro Signore, farà il dono straordinario di essere il secondo stigmatizzato nella divina volontà, ecco, sarà certamente, insieme a grande pena, anche grande grazia. Ecco, l'importante è che noi comprendiamo bene questo discorso, anzitutto per crescere nella gratitudine verso nostro Signore, che per primo ha vissuto queste pene indicibili per amore nostro e per la salvezza della nostra anima. Portaci, o Santa Vergine Divina Maria,
nella valle santissima, assolata e perpetuamente pianeggiante del tuo cuore immacolato, ecco lì dove possiamo vivere ininterrottamente illuminati dai raggi del sole divino e conoscere quindi questo portento del divin volere, raggiungere questa santità portentosa e soprattutto procurare tutto quanto questo immenso bene a tutti quanti i nostri fratelli e sorelle. Ecco, aiutaci soprattutto, come abbiamo visto, a fare attenzione, a renderci attenti, bene attenti, dinanzi alla presenza tua e di Gesù, ai nostri pensieri, a quello che ci passa per la testa. Ecco, perché è lì che tutto si compie, lì tutto si decide e lì tutto si opera. Ecco, e abbiamo assolutamente bisogno di imparare da te i segreti della vita interiore per poter vivere come si deve in questa vita che è, come tante volte Gesù ci ha ricordato, tutta interiore. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.